Ma tu perché ti candidi? Oltretutto ti candidi in una elezione che viene data, anche se abbiamo sentito tutte le speranze, la voglia e la grinta, ma viene data sicuramente in salita. Quindi diciamo, di solito in politica ci si arriva per essere piazzati, e invece questa è proprio tutta, è tutta da conquistare. Innanzitutto grazie a tutti di essere qui questa sera, veramente. Ringrazio, ci tengo anche a ringraziare gli amici che sono nell'altra sala perché mi hanno detto ci sono altre 100 persone che stanno seguendo l'incontro. Grazie davvero. Grazie davvero perché per uno che decide di fare politica, ve lo assicuro, non sentirsi da soli è veramente importante. Grazie. E lo dico non solo perché servono tanti voti, questo lo dico chiaramente subito. Io mi candido, ho deciso di candidarmi per una serie di motivi che proverò a raccontarvi brevemente. Il primo perché io ho qualcosa da difendere e quello che ho da difendere non è un'idea. Non è un qualcosa che ho pensato o che a scuola mi hanno messo in testa. Io mi candido perché voglio difendere la mia esperienza e la mia esperienza ha dei nomi ben precisi, delle opere ben precise. Io mi candido perché ho voglia di mettere tutto me stesso al servizio di questa realtà, una realtà che mi ha preso per mano, mi ha fatto capire che quella passione è nata quando avevo 17 anni, nel mio liceo, che mi ha portato poi a fare il presidente della Consulta Provinciale di Studenti, una realtà appunto degli uomini e delle donne che hanno fatto sì che la politica, che spesso può esserlo, non diventasse un pallino, ma diventasse la possibilità anche di diventare grande. C'è una frase di Chesterton che a me piace tantissimo, che dice: l'uomo veramente grande è colui che fa sentire grande ogni altro uomo. Io ringrazio Mauro Battuello perché grazie a lui la politica, innanzitutto sono riuscito a prendere il diploma del liceo ed era già importante e soprattutto ha dato una dimensione umana alla mia voglia di fare politica. Grazie Mauro. Io ho deciso di candidarmi anche perché quello che ho visto in questi anni, penso all'esperienza fatta al Centro Servizi per il Volontariato, penso al lavoro che ho fatto fino all'anno scorso in Piazza dei Mestieri, penso al lavoro che faccio oggi, la possibilità che il presidente Cota mi sta dando di fare il consulente per lui sulle politiche sociali e volontariato. Ecco, tutto questo dice che la politica oggi ha bisogno di qualcuno che parta dalla realtà, che parta da quella che chiamano società civile. A me poi non piace neanche questo modo di chiamarla perché non capisco qual è poi la società penale. Chiaro è che i giornali ne parlano tanto, ma la cosa che a me interessa di più, mi interessa di più permettere che la politica, le istituzioni ritornino a guardare com'è la realtà. La gente, quando oggi pensa alla politica, quando pensa ai partiti, li sente lontani. E di fronte a una cosa così, uno può fare solo tre cose. La prima è dire va bene, come fanno tutti, adesso mi occupo della mia carriera, della mia casa, di cosa mi devo mettere addosso quando vado a lavorare. Oppure fare analisi da bar, perché poi in Italia siamo capacissimi a fare le analisi e fare le nostre proiezioni su quella che è la politica, su chi è meno bravo, su chi è più bravo. E poi c'è la terza possibilità, quella che ho scelto io, di metterci la faccia, perché se uno combatte può anche perdere, ma se non combatte ha già perso. Per cui io ma uno comunque deve combattere di nuovo, non per delle idee, ma per delle cose che ha visto. Ci sono tre elementi che io non posso dimenticare nell'aver scelto di fare politica. Ci sono tre valori che non sono negoziabili. La vita, dall'inizio fino anche alla sua fine, anche a volte se è misteriosa e drammatica. La famiglia, perché è il luogo in cui io ho avuto la fortuna di crescere ed essere voluto bene, e qui c'è mia mamma, per cui volevo ringraziarla. E poi la libertà d'educazione, perché penso, e dopo magari lo vedremo anche sulle competenze del comune, perché anche lì io diffido da chi poi si candida,
per un'istituzione e ti racconta di deleghe che quell'istituzione non ha, ma in ultimo la libertà d'educazione, la possibilità che un genitore possa dire a suo figlio: io ti faccio educare in quel posto perché mi fido di chi ti racconterà la realtà, di chi ti introdurrà il senso delle cose. Io mi candido perché penso che ci siano due cose che uno che oggi si definisce cristiano deve difendere. La prima è la libertà della Chiesa. La libertà della Chiesa, guardate, che spesso viene messa sul tavolo dicendo: ma figurarsi se c'è un problema di libertà della Chiesa. Andate a chiedere al parroco di Santa Giulia Don Primo che cosa vuol dire avere la scatasuna di fianco. La libertà della Chiesa... La libertà della Chiesa vuol dire anche permettere alle esperienze che nascono da questa storia di essere presenti. Perché io una cosa sempre di più sto imparando, che finché la politica riconoscerà questa libertà, saranno più liberi tutti, tutti gli uomini di buona volontà, indipendentemente se cattolici o meno. Questa è una cosa della libertà che ho imparato da Giampiero, perché lui ha sempre sostenuto anche cose che lui non viveva, ma le ha sostenute perché c'erano. E guardate che di questi tempi questa è merce rara. Grazie. Dai, che poi ritorno timido. Allora, no, è l'ultima cosa per cui secondo me vale la pena oggi metterci la faccia sul serio, è veramente il bene comune, ma il bene comune anche lì non può essere fatto dalle istituzioni. Il bene comune c'è già, basta aprire gli occhi, basta guardare quello che gli uomini fanno insieme, perché fortunatamente in Italia il nostro popolo è in grado di rispondere ai bisogni della gente mettendosi insieme. La politica, quando vede questo, deve fare un passo indietro e dire: io ti riconosco perché mi rendo conto che tu sei in grado di rispondere a un bisogno concreto, ma anche di portare il significato della fatica, della difficoltà con la gente. Per cui uno come me che oggi dice vado in politica, va innanzitutto in politica per servire, non per andare a prendersi un posto.